Mentre è ancora in corso la 27esima edizione, Ecomondo, la manifestazione internazionale sulla transizione green e sull'economia circolare che si tiene presso la Fiera di Rimini fino all'8 novembre, si conferma appuntamento imperdibile per una platea sempre più ampia di persone, dal grande pubblico agli addetti ai lavori. Presenti oltre 1.600 brand espositori, buyer da oltre 100 paesi, 72 organizzazioni, istituzioni e associazioni di settore a livello globale. Una superficie espositiva ampliata con due nuovi padiglioni per accogliere la domanda di presenza da parte di aziende e organizzazioni che si incontrano anche nell'ambito di un articolato programma di oltre 200 incontri e convegni. A raccogliere la sfida sono anche le camere di commercio, impegnate da anni sul tema della green economy attraverso un insieme articolato di attività. Nel caso specifico, Camera Marche ha messo in atto una strategia e un piano di azioni che l'hanno vista al fianco delle aziende proprio ad Ecomondo. Sentiamo il presidente Gino Sabatini. L'abbiamo visto in un bando che abbiamo proprio messo in campo nei primi mesi dell'anno, ovvero un bando per la sostenibilità, per la certificazione, per il risparmio energetico, e tutti argomenti che qui a Ecomondo vengono messi in campo, e abbiamo notato che oltre 140 imprese hanno aderito al bando, 860.000 euro circa l'impegno economico che abbiamo messo in campo. È un tema che il mondo imprenditoriale oggi sta tenendo in considerazione in una linea molto importante. Abbiamo notato tanti sviluppi di tante imprese che hanno messo in campo un'unione tra la sostenibilità e la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica. Altri stanno entrando nel mondo dell'intelligenza artificiale per migliorare alcuni processi di questo sistema, diciamo, di sostenibilità. Non per ultimo, con le associazioni di categoria stiamo cercando di trovare un dialogo anche con la piccola microimpresa per quanto riguarda le certificazioni ESG, argomento importante che noi vorremmo tenere in considerazione, in quanto nel prossimo futuro anche gli affidamenti bancari verranno tenuti in considerazione quelle aziende che hanno delle certificazioni o dei percorsi di ESG. Sulla piccola, la microimpresa o la media impresa molte volte è difficile averlo, ecco perché cercheremo in tutti i modi di sostenere le associazioni di categoria e le aziende su questo percorso che devono intraprendere. Abbiamo iniziato questo percorso, lo abbiamo iniziato anche con la Regione Marche, con l'assessore Antonini. Cerchiamo anche qui con un incontro di poter dialogare con il mondo delle imprese, con il mondo della comunicazione, anche per far capire che la Regione Marche ha nel suo insieme un sistema imprenditoriale che è molto attento anche sulle innovazioni che noi abbiamo su questo settore. Proprio siamo reduci da Milano, dallo SMAO Milano, dove abbiamo notato tantissime imprese marchigiane che erano presenti, avevano anche delle innovazioni che si completavano proprio anche con il mondo della sostenibilità. Ecco perché oggi, come hai visto, abbiamo uno stand importante. Un ringraziamento va fatto anche all'Union Camere, perché lo abbiamo fatto insieme all'Union Camere e alla società Dintec che ci sostiene, le tre aziende speciali che hanno voluto mettere in campo anche delle conoscenze. Abbiamo 10 imprese che raggruppano tutti quanti i settori, andiamo dall'innovazione tecnologica con le colonnine, andiamo con il riciclo dei materiali per gli abbigliamenti, andiamo con tutto quello che è, diciamo, il mondo del recupero nel mondo dell'edilizia, perciò ecco, abbiamo tanti settori che vengono messi insieme. Oggi è soltanto presentare uno spaccato importante di questa economia, ricordando che qui a Ecomondo abbiamo più di 40 imprese presenti marchigiane, perciò è un settore che dobbiamo essere bravi a saper cavalcare nel modo giusto e dare la possibilità ai nostri imprenditori di avere delle, diciamo, conoscenze in più, delle risorse in più, e metterli in contatto anche con dei matching tra varie imprese, perché molte volte notiamo che il mondo, diciamo, imprenditoriale ha uno spazio di movimento molto più largo di quello che può essere un bando semplice. Ecco perché dobbiamo essere bravi a poter anche metterli in contatto con altre imprese.
E nel segno del binomio innovazione e sostenibilità, Camera Marche ha presentato, proprio ad Ecomondo, con le esperienze virtuose marchigiane in collettiva, anche il nuovo strumento di autovalutazione della sostenibilità d'impresa nell'ambito di un incontro in fiera molto partecipato da imprese e operatori economici. Ne abbiamo sentiti alcuni. Siamo una tech company marchigiana e ci occupiamo di sviluppare e individuare soluzioni per la digitalizzazione dell'operation dell'azienda manifatturiera. In particolare partiamo da soluzioni modulari per la gestione della produzione e della logistica, a cui individuiamo anche le migliori tecnologie per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Dove siete? Noi siamo localizzati a Serra dei Conti, un polo di eccellenza manifatturiera artigianale. Siamo oggi ad Ecomondo perché abbiamo investito molto anche con i nostri clienti sulla sostenibilità e abbiamo sviluppato la nostra DG Energy, che è la nostra piattaforma per il monitoraggio del consumo energetico, che permette alle aziende manifatturiere, soprattutto alle PMI, che come sappiamo devono curare molto l'attenzione per quanto riguarda i costi di produzione e sviluppo, questa è una soluzione che permette anche di guardare e monitorare a 360 gradi il consumo energetico, andando a monitorare l'intero reparto, i singoli impianti e le singole macchine. Noi siamo una startup innovativa, è nata nel 2020 a Pesaro, manifattura, dai CEO Francesco Balducci e Alessandra Cecchini, e vendiamo servizi consulenziali in ambito di economia circolare e sostenibilità. E andando un pochino più nello specifico, i nostri servizi riguardano l'LCA, quindi lo studio della circolarità di prodotto, l'impronta di carbonio, carbon footprint di prodotto e di organizzazione, e inoltre ci occupiamo anche di mappatura, quindi andiamo un po' a mappare nelle aziende quali sono i criteri per avere delle certificazioni come certificazioni CAM, oppure come la mappatura LEED che riguarda invece l'edilizia ecosostenibile. La nostra azienda è nata nel 1989 e progettiamo e costruiamo in pratica attrezzature per la razionalizzazione e il risparmio dell'acqua e dell'energia elettrica. Che cosa avete portato in fiera? Un prodotto innovativo? Sì, qui in fiera abbiamo portato, oltre alla colonna doccia con il pannello solare autoalimentata, anche una colonnina con una wall box per la ricarica per le auto elettriche, una colonnina per il controllo, l'erogazione di acqua e energia elettrica. Abbiamo portato ovviamente anche i nostri sistemi di pagamento per razionalizzare questi servizi. Solux è una società, come dicevo prima, di ingegneria e consulenza che opera prevalentemente in due settori: uno è quello dell'efficientamento energetico e l'altro è quello della produzione di energia da fonte rinnovabile. I nostri clienti tipicamente sono organizzazioni, imprese ad alto consumo di energia o piccole e medie imprese, oppure produttori indipendenti di energia da fonte rinnovabile che operano sul territorio nazionale. Che occasione è questa per le aziende di stare ad Ecomondo? Beh, Ecomondo penso sia l'evento fieristico più importante dal punto di vista della sostenibilità di tutto quello che è inerente al miglioramento e alla decarbonizzazione, no? Il concetto della decarbonizzazione che è molto attuale. Siamo una piattaforma sita in provincia di Fermo. Dove? Sita a Montegiberto, provincia di Fermo, e facciamo lavorazione dei rifiuti industriali, raccolta, trasporto e trattamento. Abbiamo una peculiare innovativo macchinario per il trattamento finale del rifiuto bombolette spray e cerchiamo di offrire un servizio a tutto tondo ai nostri principali clienti, che sono industrie e aziende sia del circondario che sull'intero territorio italiano. Riuscire a recuperare il più possibile i rifiuti, anche se da noi parliamo di rifiuti industriali, quindi il recupero è un pochino più complicato, però è la termovalorizzazione e comunque il riciclo.
L'aspetto innovativo e sostenibile è che nell'ultimo periodo si sta cercando di portare la clientela all'utilizzo di fibre riciclate oppure o comunque organiche, e quindi con un valore aggiunto da quel lato, diciamo anche fibre alternative, fibre con la canapa, lino, piuttosto che bambù o piuttosto che banano, diciamo fibre alternative più naturali possibili. Anche nella lavorazione c'è un'attenzione diversa rispetto alle altre, a quelle più tradizionali? Sì, anche nella lavorazione, infatti ultimamente stiamo collaborando con dei laboratori di ricerca proprio per andare a studiare dei prodotti molto molto meno aggressivi e a minor impatto ambientale, dei prodotti per il trattamento dei capi in denim. Qual è la risposta del pub? Chi sono i vostri clienti? Qual è un po' la risposta del mercato? I nostri clienti sono le prime linee, e le prime linee infatti effettivamente oggigiorno sono sempre più attente a questo tipo di dinamiche, perché le chiede proprio il pubblico. Oggi nei mass media si parla sempre di più della sostenibilità, pertanto le prime linee sono molto attente a queste tematiche. Abbiamo presentato, diciamo, uno dei nuovi prodotti che viene utilizzato per la raccolta anche dei rifiuti tramite sistemi di sollevamento, quali le gru normalmente sugli autoveicoli. L'innovazione sta sul fatto che questo prodotto si adatta a tutti i sistemi di sollevamento delle gru che non hanno necessariamente la predisposizione per l'utilizzo dello stesso, mediante un pacco batterie e anche una centralina elettroidraulica. Permette, diciamo, a chiunque di poterlo acquistare e poter anche fare della raccolta di rifiuti, fogliame, plastiche e quant'altro che sia inerte per fare la movimentazione. Quindi la tecnologia va incontro a quelle che sono anche le nuove esigenze? Ma sicuramente oggi era abbastanza limitante fare un investimento unicamente dedito a quella funzione. Si tende ad avere sempre mezzi all'interno di un parco aziendale che siano polifunzionali. In questo modo, acquistando solo l'accessorio, si riesce ad assolvere anche la funzione stessa del processo, diciamo, produttivo aziendale, senza però sborsare un'enormità economica. Ecco. Dove siete e chi sono i vostri clienti principali? Oggi siamo noi l'azienda principale a San Benedetto del Tronto, ma abbiamo anche una sede a Montebrandone. Oggi vendiamo in tutta Europa, anche nell'export siamo riusciti a fare degli ottimi risultati nei mercati francesi e anche tedeschi. Nella stessa occasione è stato organizzato un convegno di particolare interesse ed importanza, rivolto alle imprese sul tema della sostenibilità delle PMI e la reportistica ESG. Ne abbiamo parlato con Antonio Romeo, direttore di DINTEC, il consorzio del sistema camerale per l'innovazione. DINTEC è il consorzio delle Camere di Commercio, di Union Camere e dell'Enea che si occupa dei temi dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità. Oggi siamo ad Ecomondo per presentare un applicativo per accompagnare le imprese nei processi di sostenibilità e in particolare in approcci ESG. Le imprese ancora oggi evidenziano in alcuni ambiti soprattutto uno scarso approccio ad alcuni comparti della sostenibilità. Noi pensiamo che il primo passaggio rilevante per un'impresa sia quello proprio di conoscere qual è il suo stato di applicazione della sostenibilità in termini ambientali, ma anche in termini sociali e in termini di governance. Per questo motivo abbiamo realizzato un tool che si chiama Sustainability, messo a disposizione di tutte le camere di commercio e dei PID, dei punti imprese digitali delle camere di commercio, e ha la funzione di consentire alle imprese di fare una autovalutazione del proprio livello di sostenibilità. Le imprese, una volta fatta questa valutazione, hanno la possibilità poi di intraprendere un percorso per colmare quelli che sono i gap che vengono riscontrati nei diversi ambiti. Abbiamo ad oggi, a circa un anno dal lancio di questo tool, circa 4.000 imprese che già hanno effettuato l'attività, e rileviamo che solo un circa 4% delle imprese ha un livello avanzato rispetto a tutti e tre gli approcci della sostenibilità. Abbiamo poi una grossa fetta di imprese che stanno intraprendendo la sfida della sostenibilità, ma fanno ancora fatica ad approcciarla, soprattutto per carenza di competenze. Quindi pensiamo che il tema delle competenze green sia la sfida del prossimo futuro.